Bianca Guaccero, vita privata. Ecco chi è l'ex marito famoso. Bianca Guaccero, una delle stelle più luminose della televisione italiana, ha incantato tutti con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2024. Insieme al talentuoso ballerino Giovanni Pernice, l'attrice ha sfoggiato eleganza e grinta sin dalla prima puntata, conquistando pubblico e giuria con performance che hanno lasciato il segno. Tuttavia, oltre a brillare sul palco, Bianca ha deciso di aprirsi anche su alcuni aspetti personali, condividendo momenti più intimi della sua vita. Il rapporto con Pernice è evidente, e i fan del programma condotto da Milly Carlucci non possono fare a meno di sognare. Molti sperano che oltre alla chimica professionale, possa nascere anche qualcosa di più profondo tra i due. Questo desiderio nasce soprattutto dalla situazione sentimentale di Bianca, che dopo la fine del suo matrimonio, ha confermato di essere ufficialmente single. Ma chi è il suo ex marito, tanto celebre nel mondo del cinema? Bianca Guaccero è stata sposata con Dario Acocella, un nome noto nel panorama cinematografico italiano. Nato nel 1979, Acocella ha costruito una carriera di successo non solo come regista, ma anche come sceneggiatore e produttore. Diplomato al DAMS, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come aiuto regista in serie di grande successo, tra cui la popolare fiction Rai, Orgoglio. La sua carriera è poi proseguita con progetti come Gente di Mare 2 e Fidati di me, fino a co-dirigere nel 2010 la terza stagione di Capri, la serie televisiva in cui Bianca Guaccero era protagonista. Da questa collaborazione professionale è nata una storia d'amore che li ha portati a sposarsi e a diventare genitori di Alice, la loro unica figlia. Il matrimonio tra Bianca e Dario, purtroppo, si è concluso nel 2017, a soli 4 anni dalle nozze. Tuttavia, nonostante la separazione, il legame che li unisce rimane forte grazie alla loro figlia. In un'intervista rilasciata al settimanale Gente, l'attrice ha sottolineato quanto siano ancora legati. Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice, questo per me è un concetto e un impegno sacro. Bianca Guaccero affronta la sua vita da single con serenità, senza sentirsi obbligata a etichettare il suo stato sentimentale come positivo o negativo. In una recente intervista al Corriere della Sera, ha raccontato la sua visione della situazione. Sono single, ma non voglio definire questo stato con aggettivi come felice o triste. Essere single è un mondo, che comprende tante sfumature. Chi riuscirà a entrare in questo mondo, avrà il mio cuore. Quando arriverà la persona giusta, lo farò sapere. Ma forse, dovrete aspettare fino al 2054. Una dichiarazione ironica, ma che rivela la sua indipendenza e determinazione a vivere la vita senza fretta o pressioni. Il percorso di Bianca Guaccero è un esempio di come si possa mantenere equilibrio e grazia anche dopo la fine di una relazione importante, rimanendo sempre fedele a se stessi e agli impegni presi verso la famiglia. E voi cosa ne pensate? C'è qualcosa di più tra Bianca e Giovanni Pernice o è solo una bella sintonia sul palco? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.